che si può vedere così quasi a scandaglio in queste sale, perché è una parzialissima parte il lavoro che presento qui rispetto a quel che ho fatto, e tutti questi lavori sono il frutto di ritagli di tempo. Non l'ho mai fatto come professionista, non amo far cucina, cioè se usi colori a olio, usi colori a olio, non mi va di far velature, arcivelature, correzioni. C'è chi ci soffre sopra, li ammiro anche, però a me piace più magari la pennellata sciolta. Ho voluto rappresentare più che altro il momento della sofferenza e anche dei legami che si possono avere quando la sofferenza è comune. In questo caso il Cristo non è che lo abbia fatto esasperato dal dolore, quanto piuttosto pietosamente teso un po' verso il vicino col quale poteva condividere questo momento di sofferenza, di abbandono della vita, e magari l'altro invece magari si ribella. Ecco, allora sono due aspetti della vita, insomma. Stavano liberando la sala giardino da quella moquette che attorno faceva da abbatteva i suoni. Quando li ho visti buttare sul camion come fosse roba da rottamare, da mettere ai rifiuti, ho chiesto, dico, me ne date alcuni? Ma certo, magari li prendessi tutti. E loro ne ho presi 7-8, quindi la misura non l'ho fatta io, però mi combinava il fatto che aveva una dimensione quasi di una porta. E dico, ma è la dimensione che io ci posso lavorare da capo a fondo, e poi dopo l'ho coperta io di tela, l'ho preparata, ho usato i colori, in questo caso a olio. L'immediato delle espressioni sia a partire dalla testa, con la matita che ne dà una traccia, una birra o qualche cosa, ma sulla carta, non coi computer che mi organizzano le immagini, no, me lo faccio e penso ad una cosa. Poi quando ho abbastanza chiaro, prendo la mia tela e comincio. Magari qualche scarabocchio può essere, poi dopo, ma forse così no, domani. E poi dopo magari do una stesura, non mi va bene, domani, cioè il tempo non si misura. Tecnicamente una cosa così si può fare magari nel giro di un giorno, però praticamente magari vuole una settimana, un mese. Il concorso della Biennale lì del Bronzetto Dantesco prevedeva questo ciclo sulle tre porte, una dell'inferno, una del purgatorio e una del paradiso. È ovvio che sono cose che vengono dette, richieste a parola, però difficilmente immaginabili se non attraverso le descrizioni stesse che ne dà Dante. In questo caso, trattando di questo basso rilievo, che per basso rilievo si intende la raffigurazione anche di uno spazio profondo, però nella dimensione di qualche centimetro di rilievo, quindi basso rilievo proprio. Se io mi sono messo in testa di raffigurare una panoramica di Firenze nei suoi monumenti principali su una piastra che magari ha un rilievo di qualche centimetro, vuol dire che ho incluso in quella dimensione uno spazio direi infinito. Per me l'arte, che non lo faccio di professione, intanto anche chiamarsi artisti può essere anche una forma di presunzione che non me lo do neanche, però in questo momento di solitudine, di così di pensiero su me stesso e le cose, è una forma di recupero di energie, di coraggio, di fiducia, di sprone alla vita, insomma quasi di ottimismo. Me lo creo attraverso
l'impegno che riesco a profondere nei lavori che faccio, senza legare dietro questo dei destini di rivoluzione, di rivoluzione, non cioè faccio un lavoro perché è rivoluzionario, no, faccio un lavoro perché mi piace farlo, perché sono in libertà di farlo e perché mi aiuta anche a avere così energia per poter anche andare avanti e affrontare altre cose. Thank you.